Ciao a tutti, sono Niccolò Roli e sono uno dei fondatori di hdblog.it, una realtà web nata nel 2008 il cui scopo è quello di portare informazione tecnologica, recensioni e approfondimenti un po' a tutti nel modo più facile, semplice e immediato possibile. Ovviamente la mia passione per la tecnologia nasce da molto prima, nasce tra gli anni 90 e gli anni 2000, nel pieno periodo di transizione dall'era analogica a quella digitale e nella mia adolescenza. Io sono del 1982, quindi immaginatevi intorno al 95 erano proprio gli anni in cui sperimentavo tutto con la consapevolezza di conoscere anche un po' e di riuscire a informarmi in maniera autonoma. In quegli anni ero già appassionato di videogiochi, avevo delle console fisse, portatili, ma soprattutto ricordo con piacere anche dei titoli che non erano proprio di quell'epoca, ma per esempio Space Invaders, che era nato molti anni prima, ma lo ricordo perché lo aveva installato mio fratello sul suo PC. Perché mi ero innamorato di un gioco che era Carmageddon 2 Apocalypse Now. Era un titolo fantastico, uscito proprio alla fine del 98, quindi praticamente io avevo seguito il precedente capitolo, ma quello nuovo era tutt'altra pasta. Si potevano uccidere tutti gli zombie o pedoni per vincere, tutti gli avversari, oppure arrivare primo al traguardo, ed era in qualche modo un antesignano di GTA, perché c'erano queste mappe enormi, libere, si poteva fare qualunque cosa, era un gioco graficamente fantastico. La svolta vera e propria è stata poi in realtà nel 1998, alla fine del 98, perché ricordo io sono nato a ottobre-dicembre, avevo messo insieme i regali di Natale, quelli del compleanno, un po' di risparmi e per la prima volta andai a configurare, a comprare il mio computer personale, perché erano gli anni un po' in cui arrivava internet, ricordo i CD-ROM per la configurazione dei vari provider, dei modem 56K, mi ricordo c'era Cataweb al tempo, anche TIM, tantissimi provider, e facevo la collezione di questi CD gratis che davano, non so cosa me ne facessi, ma insomma ce n'avevo almeno una trentina, e per la prima volta appunto configurai il mio computer in negozio, perché non si poteva fare online, non c'era ancora la conoscenza del web, ma soprattutto le piattaforme di e-commerce erano qualcosa di impensabile, no? Oggi rispetto a quello a cui siamo abituati. E quindi il negozio col commesso insieme, selezione dei pezzi, e al tempo non lo assemblai io, ma lo assemblò direttamente il commesso, che circa dopo una settimana mi consegnò il computer con Windows 95. Ma perché un Pentium 2, ricordo, a 450 MHz, non mi ricordo, a quell'epoca era veramente una roba indescrivibile. Oggi soprattutto mi ricordo avevo messo 64 MB di RAM, che erano tantissimi, erano il corrispondente probabilmente dei 64 GB di oggi, no? Un computer fantastico, un Intel 486 con una nomenclatura che ancora oggi secondo me suscita un po' di emozione in tanti dei miei coetanei, e un PC che non è stato proprio il primissimo, perché il primissimo computer con cui ho avuto una sorta di interazione è stato il portatile di mia mamma, che aveva, portatile si fa per dire, 8 cm, uno schermo arancione, un sistema operativo basato su DOS, quindi tutto tramite riga di comando, tramite comunque tastiera, si accedeva al sistema operativo e fondamentalmente lo usavo per imparare a scrivere, una sorta di videoscrittura. Avevo 10-12 anni circa, quindi insomma si parla di un'era geologica fa. Ed erano veramente anni particolari, ricordo ancora le cassette, avevo lo stereo in camera, poster probabilmente di Ritorno al Futuro se non ricordo male, ma insomma era un mondo diverso rispetto a quello di oggi, dove l'interazione fisica era fondamentale. Infatti io mi ricordo che per conoscere e informarmi su tutte le novità andavo in edicola a comprare le riviste.
Una delle prime che comprai, o meglio a cui mi abbonai, era Giochi per il mio PC, che uscì mi sembra nel 97, perché poco prima di comprare appunto il nuovo computer Pentium 2, e quella rivista ti permetteva di avere le demo dei giochi, giochi interi, magari con 10.000 lire ti davano il CD più figo con appunto dei titoli completi e tante demo, e io giocavo a quello, e una di queste demo fu appunto Carmageddon 2, e poi da lì decisi che dovevo averlo per forza. Ricordo poi anche con piacere la mia camera, la mia stanza, perché se vado a ripensare avevo delle cose che oggi non si usano più. Avevo il Walkman, avevo il pilone delle cassette con una specie di cornice dove infilavo tutte le cassette, le audiocassette, no? Quello che spero possa accadere nei prossimi anni è che ci sia un po' un cambio di paradigma, non tanto con emulatori e quindi pedaliere, volanti, flight simulator per esempio, con tutti i sistemi che possono essere super complessi, ma quanto un'immersività diversa, che non è data da uno schermo gigante, ma è data probabilmente dai visori VR. Ho avuto la fortuna di provare dei visori di ultima generazione proprio nelle ultime settimane, e devo dire che cambia totalmente, non solo il punto di vista, ma cambia totalmente l'approccio al gioco, la modalità con cui si gioca, si interagisce, e secondo me questo settore è un settore che deve ancora essere affrontato in maniera seria da parte delle software house, ma che potrebbe dare davvero delle grandissime soddisfazioni. Chiaramente ci vogliono degli hardware adatti, dei PC importanti con schede video e processori Intel magari di ultima generazione, però davvero è una differenza macroscopica rispetto all'interazione classica da pad o tastiera. Ovviamente il tutto con una finestra sul cloud gaming. Non ho idea se riusciremo ad arrivare al cloud gaming VR, ma di sicuro il cloud gaming è qualcosa che oggi è assolutamente realtà, ma che è in continua espansione, e vedremo dove arriveremo. Diciamo che ormai è sdoganato il fatto che, a prescindere dal luogo in cui siamo, possiamo giocare, che sia smartphone, che sia console, che sia portatile o PC o ancora TV. Insomma, ci aspettano anni davvero molto interessanti, e ovviamente vi aspetto su hdblog.it per tutti gli approfondimenti del caso.